Immaginate la situazione, essere in intimità con il partner nelle fasi preliminari prima di fare l'amore e a un certo punto la mente va per i fatti suoi e non c'è verso di fermarla. E di colpo l'intimità svanisce insieme a quello che doveva succedere dopo. Ecco come rovinare una scena d'amore da Oscar. Già, purtroppo, secondo le statistiche, il calo del desiderio succede sia alle donne che agli uomini. Le donne ne soffrono tra il 20 e il 40% e gli uomini tra il 18 e il 28%, a seconda di età, cultura e status sociale. Ma è terribile, ma perché succede? Sto per dirvi la causa scientifica di questa apparente epidemia del calo del desiderio e anche come affrontarla in modo naturale, facile, che potete condividere anche con il partner. Ma prima, se vi stuzzica l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, altri nuovi video. Anzi, ho una domanda per voi. Volete che faccia altri video su questi argomenti legati all'intimità, alle relazioni di coppia, alla salute dell'apparato sessuale maschile e femminile? Fatemelo sapere votando come sempre il sondaggio che trovate nella i in alto. Allora, la causa di questa epidemia è il pensiero. Ma il dottor Squalozzi dice che il problema non è qui su, è lì giù. Il calo del desiderio avviene anche in persone sane, i cui esami clinici non evidenziano problematiche patologiche. Lo attestano le decine di ricerche mediche sull'argomento. Il problema è che ormai siamo abituati a pensare continuamente, non stacchiamo mai la testa. Siamo multitasking? Ottimo, ma riuscite a spegnerlo il multitasking? O è un turbinio confuso e inarrestabile che non riuscite più a spegnere nemmeno nei momenti di intimità? Se nemmeno l'idea di momenti piccanti sotto le lenzuola ferma i pensieri, bisogna trovare una soluzione al più presto. E la soluzione, ce l'ho, si chiama meditazione. Ci sono diversi studi scientifici sull'argomento. In descrizione ne trovate uno canadese, uno irlandese e uno francese, pubblicati sulle più importanti riviste del settore come The Journal of Sex Research e Psychological Reports. Meditare aiuta per due motivi. Uno, ci allena a fermare la mente, a distaccarci dal flusso ininterrotto di pensieri. La mente ormai non si calma più da sola, bisogna sapere come smettere di seguire i suoi infiniti pensieri. Due, ci permette di focalizzarci sul momento presente, sulle sensazioni del nostro corpo, sul respiro, sulla percezione dei nostri desideri più intimi e sulle persone che abbiamo accanto. Se non siamo distratti da questo chiacchiericcio continuo dentro la nostra testa, viviamo appieno il momento presente e godiamo di più dei momenti belli della vita, tra cui, in cima alla lista, i momenti di intimità e piacere fisico. Le ricerche hanno dimostrato che praticare meditazione aiuta a risolvere il calo del desiderio in tempi molto brevi, migliora il sesso e funziona per le donne e per gli uomini. E funziona anche contro l'ansia da prestazione, recepito? Ma Simona, ma come si fa a meditare? Giusta domanda, io pratico meditazione da tanti anni e posso dire che le tecniche più semplici sono le più efficaci. Per esempio, provate a rallentare il respiro e concentrarvi sulla respirazione, vedrete che già così la mente inizia a calmarsi. Comunque, buone notizie, sto preparando un video con una mia meditazione guidata che uscirà presto, quindi stay tuned. Nel frattempo potete seguire i video di questa mia playlist e iscrivervi al canale per seguire tutte le nuove uscite. Devo dirvelo, attivate la campanella delle notifiche, altrimenti YouTube non vi avvisa. Potete anche mandarmi la vostra mail e ricevere la mia newsletter con i video ogni giorno alle 19, perché pubblico tutti i giorni. E poi notizie e contenuti speciali, il link in descrizione. E da oggi c'è una novità importantissima, potete abbonarvi al mio canale come se fosse la vostra rivista di salute naturale preferita. È facile, cliccate sul pulsante abbonati qui sotto o seguite il link in descrizione. Ma ho fatto anche un video dove spiego tutto nel dettaglio, i motivi di questa bella novità, il link qui sotto. Se volete fare meditazione con me a Milano o venire a trovarmi, ogni venerdì sera potete partecipare al mio corso di meditazione. Link per prenotare in descrizione, così ci vediamo. La natura ci offre tante soluzioni per stare bene e godere di più della vita. Basta conoscere le risposte giuste e il mio canale serve proprio a questo. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano, naturalmente. Ciao!